Benvenute e benvenuti a Loving Books. Cominciamo un ciclo di 8 incontri, 8 dialoghi di libri e sui libri. Lo cominciamo con Fellini guarda il mare. E lo facciamo insieme ad Anna Longo, ad Antonio Dalla Venezia, a Giuseppe Cederna e a Connicola Vassallo, che presenterà e guiderà questo colloquio. Per la Biblioteca Universitaria di Genova è un piacere, un onore ospitare questo ciclo di incontri. Lo facciamo anche subito dopo una celebrazione importante, che è quella della Giornata del Paesaggio, che si è tenuta domenica 14 marzo, che è stata dedicata dalla biblioteca ad Antonio Cederna, e con un titolo: L'esigenza di catalogare e conoscere i territori. Noi vogliamo a questo punto iniziare questo ciclo di incontri. Lascio la parola con estremo piacere a Nicola Vassallo e ai nostri ospiti. Grazie a voi, benvenuti. C'è un attore scrittore, che è Giuseppe Cederna, con noi. C'è un ambientalista dalla Venezia, c'è una giornalista, Anna Longo, e poi ci sono io che faccio la filosofa. Grazie di nuovo. Giuseppe Cederna. Allora, salve a tutti. Noi siamo qui perché parliamo di qualcosa che in questo momento di chiusura e di isolamento e di distanza ci tiene compagnia, non ci abbandona nelle nostre case. Sono i libri che sono viaggi, storie, incontri. Attraverso questi libri noi riusciamo a sentirci meno soli a casa e a programmare invece le nostre uscite future, e soprattutto contattare le persone che questi libri ci fanno conoscere. Il libro che io ho sotto gli occhi da un po' di tempo è questo qua, Longo Puglisi, Anna Longo Puglisi, che è con noi. È un libro che si intitola Fellini guarda il mare. Che cosa vuol dire? È usando il nome e le immagini e i luoghi di Fellini, ci porta a scoprire un territorio non facile, perché è il territorio intorno a Roma, questa riserva nazionale del litorale romano. Che cos'è? Chi vive a Roma sa che la costa intorno a Roma è stata molto distrutta, rovinata, costruita. L'uomo ne ha fatte di tutti i colori, però le persone come Anna Longo e come Puglisi, ma non solo loro, i cittadini che vivono questi luoghi sanno che in mezzo alla distruzione urbanistica, al malgoverno del territorio, delle coste, ci sono ancora, per fortuna, l'Italia è talmente bella che ci sono ancora dei tesori da scoprire. Ecco, questo libro è una mappa di tesori da scoprire, di osi, con cui si va alla scoperta in bicicletta, con i figli, con gli amici, con gli amori, con gli amanti, con le mogli, con chi vuoi, anche a piedi. Quindi è una mappa preziosissima. Se volete seguire alcuni film di Fellini lo fate, se volete seguire per esempio un'altra storia che c'è in questo libro e che mi coinvolge direttamente, coinvolge tutta la mia famiglia, è la storia di mio padre. Mio padre comincia a occuparsi, Antonio Cederna. Quest'anno, tra l'altro, sono contento di essere qui perché, ragazzi e ragazze, quest'anno sono 100 anni. Nasceva mio padre 100 anni fa, e quindi possiamo dire che questo incontro di oggi è un po' una di quelle occasioni per parlare del mondo e di quello che è rimasto dell'opera di un giornalista che si è occupato sempre, appunto, della bellezza del nostro paese, ha combattuto tutta la vita per il patrimonio artistico e naturale. E allora, perché questo libro è importante? Non solo perché parla di mio padre, ma perché chi lo ha creato, chi lo ha fatto per il proprio piacere, ricordando anche mio padre, seguendo, c'è addirittura, adesso vi dico, a pagina 101, c'è un, no, forse a pagina 90, è importante, le pagine sono 97, c'è un percorso che chi vuole può ripercorrere, dedicato insomma ad Antonio Cederna. Allora, quello che volevo dire è che
Due cose: se a distanza di tanti anni dalla sua morte, lui è morto nel 96, c'è ancora non solo chi lo ricorda, ma chi prende in mano quello che lui ha fatto e fa cose co e costruisce itinerari, libri, mette insieme le persone, vuol dire che ha senso, la nostra vita e la nostra morte hanno comunque un senso. E anche incontrarci oggi ha un senso importante. Anna Longo, questa giornalista che adesso conoscerete, fa parte di quella mosaico di persone che attorniava e di cui si nutriva il lavoro e la vita di mio padre. Persone infaticabili, instancabili, mosse da una passione vera per la terra, per i parchi, per le coste, per andare, per mettere insieme progetti virtuosi che aiutino noi a sentirci, appunto, come ho detto, anche meno soli nel combattere per l'ambiente, per i parchi pubblici, per la nostra salute, per i nostri figli. E quindi io sento che Anna Longo incarna qualcosa di più grande anche di lei. Lei in qualche modo è la punta di un iceberg. Mio padre non era mai solo, ma c'erano centinaia di persone che lo chiamavano. A volte lui doveva rispondere al telefono così: pronto? Perché faceva finta di non essere lui, perché soprattutto a metà degli anni 70, inizio 80, c'erano comitati che lo chiamavano continuamente. E quindi le parole di questo libro anche, beh, sono parole che io conosco e i miei fratelli conosciamo da bambini: tutela, salvaguardia, natura, quali sono gli altri? Ma ce ne sono tantissimi: pubblico, gestione, bellezza, oasi, riserva. Sono tutte parole preziose in questo momento. E quindi, grazie a Fellini Guardelmare, è un libro che bisogna, se uno viene a Roma, dovrebbe averlo come un manuale di resistenza naturale. Io, più tardi, dopo questo, insomma, dopo questa appassionata introduzione al tema di oggi, più avanti vi leggerò 10 righe di mio padre, per farvi vedere un estratto di che cosa lui scriveva sull'ambiente, che è anche importante capire, farvi vedere com'è importante, come sono importanti le parole e come il valore delle parole a distanza anche di tanti anni. Lo sappiamo, chi ama i libri sa che le parole non muoiono mai, anzi le buone parole come il vino si invecchiano bene e ci fanno sentire meglio. E poi, in fondo, prima di lasciarti, il mio lavoro di attore, di spargitore di poesie, vi porterà una poesiola quasi ecologica di Giorgio Caproni. Adesso mi taccio, vi ringrazio per avermi chiamato e vi passo a voi. Qual è questo percorso? Qual è questa mappa, Anna? Sì, allora sì, cominciamo dalla mappa, così facciamo un po' capire come è strutturato e a che serve. È un libro, è una guida a percorsi che sono stati costruiti con grande ingegno e passione da Romano Puglisi, che è un esperto di guide cicloturistiche, chiamiamole così, guide all'andare in bicicletta, bisognerebbe dire, perché in realtà non è che esista una rete ciclabile vera e propria in questo territorio e non esiste neanche in Italia, ma questo sarà l'argomento poi di Antonio Dalla Venezia, che ci spiegherà bene questi aspetti. Noi li abbiamo inventati i percorsi, o meglio, Romano è andato a fare tanti sopralluoghi cercando come si poteva spostarsi da un luogo all'altro tra questi luoghi che sono importanti per Fellini. Quindi i luoghi sono, come si deve dire, per forza, non abbiamo trovato un'altra parola, se qualcuno ce la suggerisca, le location dei film, no? Dove sono stati girati alcuni momenti importanti dei film di Fellini. Ma non solo, ci sono anche luoghi legati alla biografia del maestro, come gli dice, lo diciamo, del maestro, mi piace, non mi piace, chissà se è retorico o no. Comunque. E quindi la mappa propone l'inizio di questo percorso da Santa Severa, con un passaggio che va in verità verso nord a trovare
un piccolo luogo legato a Rossellini, ma poi riprende verso sud e arriva in questo cammino al luogo che dà un po' il nome a questo progetto complessivo di ciclovia Dolce Spiaggia. Cioè Dolce Spiaggia perché? Perché è il luogo dove sono state girate le scene finali della Dolce Vita di Fellini. Questo è, diciamo, il film centrale, quello un po' più importante, se possiamo dire così, per come abbiamo concepito il percorso, il quale percorso poi proseguirà nel primo volume fino a Fiumicino e nel secondo, che ancora non è uscito, su cui stiamo lavorando con continui aggiornamenti, fino a Roma. Ora, in questo primo volume, comunque lo cito per far capire un pochino i film che abbiamo toccato, sono sei, sono La Dolce Vita, Lo Cecco Bianco, Giulietta degli Spiriti, Fellini Satiricon, La Strada e Amarcord, che vi ho elencato appunto non in ordine cronologico, ma in base un pochino al cammino che andiamo a percorrere. Una cosa che volevo ancora dire prima di dare la parola, suppongo ad Antonio che si può collegare, e tornando ad Antonio Cederni, che è vero che sì, cioè persone come lui hanno cambiato l'Italia. Pensate che quando negli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, parlare di ambiente era ancora una cosa relativamente d'élite, erano i movimenti che sono nati ambientalisti, che oggi sentiamo tanto nel nome di Greta. Ma ragazzi, io ricordo, posso fare una piccola nota autobiografica, che non credo non c'entri, quando ero al liceo, io ero già ambientalista, forse lo ero per natura, per vocazione, per istinto, per ispirazione, non so, per amore per la natura negata, perché vivevo in città. E quando cominciavamo a lanciare queste istanze relative alla protezione della natura e dell'ambiente, perché il mare all'epoca era inquinatissimo, molto più di oggi, non si poteva fare il bagno in questo litorale che ora noi raccontiamo, non si poteva, era sporchissimo. Quando noi lanciavamo queste istanze eravamo sempre quattro gatti e ci guardavano anche un po' male, perché la sinistra cosiddetta, insomma, dell'epoca magari diceva no, ma ci sono priorità più importanti, voi pensate ai fiorellini. E rivendico, diciamo, con la consapevolezza che accompagna tante persone, non solo me, che non era parlare di fiorellini, e oggi lo stiamo vedendo, e non va bene adesso, neanche ora. Quindi questo sforzo di fare la guida sulle ciclabili, onestamente, è veramente piccola cosa, è solo, come diceva anche prima Giuseppe, una testimonianza, tale vuole essere, con molta umiltà. Però diciamo che questo amore, noi sì, forse lo condividiamo con Antonio Cederna, che fra l'altro, vi voglio dire, è stato uno dei padri della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, una riserva di 16.000 ettari, che è la più grande riserva statale italiana, nata dalla grande passione sua e di tanti altri, è vero, non era solo, e che è nata nel 1996 a marzo. E Antonio è morto poco dopo, ha fatto appena in tempo a vedere realizzato questo sogno nel cassetto e poi dopo è andato via, però almeno l'ha visto. Comunque vi dico ancora un'ultima cosa, è importante, pensate, la riserva è nata a marzo del 1996, il piano di gestione, cioè lo strumento che doveva certificare i vincoli e renderli veramente efficaci al 100%, doveva essere pronto dopo 6 mesi. Ragazzi, è stato approvato a gennaio dell'anno scorso il piano di gestione, capito? Dal 1996, tra spinte e controspinte di qualcuno che non voleva questo piano di gestione, che non voleva che la riserva fosse effettivamente vincolante nei confronti di tutto quello che è l'antitesi della cosiddetta sostenibilità. Cemento, cemento, cemento.
Un dramma che speriamo si volga al meglio, per cui la parola a Antonio Dalla Venezia, che è stato presidente della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ed è dal 2016 presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Bicicletta d'Italia, scusate, e presidente del Club Imprese Amiche della Bicicletta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ringrazio per avermi invitato e per aver invitato anche la FIAB a questo appuntamento. Io sono stato coinvolto, come dire, marginalmente sul progetto, perché poi ho fatto solo una piccola prefazione per, come dire, inserire il ragionamento di Anna e di Romano Puglisi all'interno di un contesto più ampio. Perché dico questo? Perché da molti anni la FIAB si occupa di pensare e di proporre una rete nazionale di ciclabilità vasta sul modello europeo, per cui questo lavoro di Anna e Romano si inserisce all'interno di un progetto che si chiama Ciclovia Tirrenica, che parte da Ventimiglia e arriva a Roma. È inserito appunto in un network di 20.000 chilometri che noi dal 2000 abbiamo proposto ripetutamente alle amministrazioni locali, regionali e ai ministeri, e che solo negli ultimi anni il governo, il Parlamento ha fatto proprio, cominciando a stanziare delle risorse e a progettare i primi tratti di itinerario. Ecco, la Tirrenica è uno di questi grandi itinerari nazionali, quindi non è più un patrimonio di FIAB, per fortuna, è un patrimonio di tutti. Purtroppo, come dire, i tempi tecnico-burocratici, amministrativi della politica sono comunque lenti. Stiamo parlando di progettazione che è partita nei primi mesi del 2017. Siamo nel 2021 e siamo ancora in una fase preliminare, per cui in realtà oggi, certo, se uno vuole prende la bici e pedala dove può pedalare e noi diamo anche indicazioni, ma è evidente che noi abbiamo bisogno che le amministrazioni rendano questo percorso come gli altri, come tutti gli altri, lo rendono sicuro per famiglie, per amici, per gente che vuole uscire la domenica, per gente che vuole fare vacanza e che poi lascia sul territorio un po' di reddito, un po' di soldi e crea economia attorno al cicloturismo. In questo caso, tornando alla, come dire, alla porzione di territorio di cui parlava Giuseppe, parlavano Anna, in realtà il tema è ancora più pregnante perché, essendo vicino a Roma, è evidente che i primi fruitori sono i romani che abitano nella città vasta, milioni di persone. Ecco, ancora oggi, se si esclude, come dire, un tratto di argine sul Tevere, come dire, per esperti, io l'ho fatto più volte, ma direi per esperti, che raggiunge Fiumicino, dopodiché bisogna affidarsi alla maestria di Romano Puglisi per, come, districarsi nel dedalo di stradine che oggi, per fortuna, alcune sono rimaste e che ti portano nella riserva del litorale e nei luoghi di Fellini. E io stesso, per andare a visitare l'OSE WWF, che è dentro questo grande parco, la riserva naturale, io che non posseggo la macchina per molti motivi, per scelte, ma anche per, dal punto di vista economico, io non sono riuscito ad andarci in bicicletta, o meglio, ci vai in bicicletta a tuo rischio e pericolo. Quindi è evidente che il tema della conservazione del territorio passa anche per il concetto di accessibilità, cioè le aree protette, le aree che sono rimaste, diceva Giuseppe, dalla massiccia invasione di interessi, e quindi se non è accessibile ai più, fa fatica anche a conservarsi, perché uno dei motti degli ambientalisti degli anni 70 è: se conosci, proteggi, se non conosci, non proteggi. Per cui finché la parte delle riserve dei parchi è relegata solo ad alcuni pionieri, è evidente che fa fatica anche a porre un freno, una barriera a chi ancora oggi, lo diceva bene Anna, ancora oggi ha interessi speculativi su quelle aree. Quando un'area protetta e vincolata non è per sempre, non è come il diamante. Bisogna star là giorno dopo giorno, impegnarsi, capire, proteggere, e per far questo è necessario che ci sia una massa di persone che sia consapevole della qualità di questi tesori, come diceva prima Giuseppe. E quindi appunto la bicicletta a piedi, ma la bici è uno strumento che ti permette di conoscere il territorio, di arrivarci in maniera soft, in maniera dolce, di evitare di spostare le macchine,
perché diventa un paradosso che le centinaia di persone che vanno a visitare il Tintorale oggi ci vadano in macchina. Quindi mi sembra tutt'altro che, come dire, che green, tutt'altro che, cioè, il messaggio che diamo, che si dà in questo momento, è un messaggio sbagliato. Noi abbiamo bisogno che ci sia una fruibilità lenta, dolce di questi territori, e appunto la ciclabilità di piccolo raggio, ma anche la grande ciclabilità nazionale, va in questa direzione. Un aneddoto personale, dunque, i temi che tocchiamo sono bellezza e conoscenza, che riguardano le persone, i luoghi, il nostro essere umani. La speculazione, quella intellettuale ci riguarda, quella materiale ci riguarda davvero molto poco e non dovrebbe riguardarci sempre meno, specie in questo periodo. Per far capire più o meno a tutti dove ci troviamo, Anna mi viene a prendere un giorno a Fiumicino e mi porta a Passo Scuro, per cui la zona, diciamo in modo volgare, è quella di Fiumicino. Giuseppe, tuo papà andava in bicicletta? Ecco qua, mio papà andava, sì, andava in bicicletta, andava a piedi, uno dei più bei ricordi, anche andava naturalmente anche in macchina, quando andava a fare i sopralluoghi, uno dei premi che noi avevamo, insomma, io e i miei fratelli, era accompagnarlo nei sopralluoghi per andare a, non so, quante volte siamo andati alla Pineta di Castelfusano piuttosto che in Versilia. Lui andava, cioè aveva sempre dei taccuini in mano e delle mappe. E era un amante delle mappe, perché diciamo lo sguardo delle mappe dall'alto, noi adesso siamo abituati, una cosa tremenda ragazzi, ma vi rendete conto che non siamo più capaci di leggere una mappa perché abbiamo questo quadratino orrendo con una righetta che ci dice vai di qua e non sappiamo più dove siamo, dov'è, cioè lo sguardo dall'alto è importante. Allora noi dovevamo sapere aprire e chiudere le mappe in macchina velocemente perché dovevamo guardare dove stiamo andando e poi dovevamo ricopiare i cartelli delle speculazioni perché non c'era il telefonino con cui si fanno le foto, ma bisogna... E allora questo mi riporta a quello che ha detto Antonio, che è la lezione che un padre e comunque un maestro in genere insegna. Tu devi occuparti delle cose in prima persona, ma devi conoscerle. Se conosci, proteggi. La conoscenza è fondamentale. Quindi, quando dicevo che mio padre si circondava, come faceva a scrivere degli articoli su luoghi che... andava sui luoghi, ma come faceva a sapere esattamente che cosa c'era dietro quali oscure manovre della speculazione nel comune, nelle burocrazie locali c'erano, che minacciavano quel litorale, quella pineta, quel parco nazionale, anche quel fazzoletto, perché lui diceva... Lui ha combattuto molto anche con la retorica della sinistra, il Partito Comunista era molto arretrato, tranne i suoi, c'erano dei santi che combattevano anche per un piccolo parco, diciamo, mi ricordo che un giorno mi disse sto andando con questo bravissimo combattente del Partito Comunista che andava a occupare uno spazio con i ragazzini del quartiere per giocare a pallone in mezzo a quartieri orrendi della speculazione dove si era salvato un campetto di calcio. Salvare un campetto di calcio pubblico era mentre invece purtroppo il discorso era sempre il discorso è a monte, la rivoluzione, bisogna cambiare le cose, bisogna cambiare anche le cose piccole, diceva. Quindi conoscere, parlare, circondarsi di persone che conoscono il territorio, la conoscenza era fondamentale. Giorno dopo giorno, cittadini consapevoli, queste parole che voi state dicendo, che stiamo dicendo oggi, erano il pane con cui combatteva mio padre, anche mio padre aveva una cultura anche profonda. Noi abbiamo donato all'archivio Antonio Cederna, a Capodibove, sull'Appia Antica, abbiamo donato libri. Mio padre viveva nella carta, era un uomo di carta, adesso purtroppo me l'ha passato anche a me, io ho una casa con migliaia di libri che non so, non li vorrà nessuno questi libri, non si possono buttare, cosa ne facciamo dei libri? Aiutate. C'è la biblioteca qua universitaria. Io no, perché nessuno... Puoi andare qua.
Io penso che la mia compagna non mi voglia sposare perché dice, se mai tu dovessi morire, io cosa ne faccio di tutti questi libri che hai nella casa? Per dire che, però, insomma, sono molto contento di essere qui. Grazie. Grazie a te per tutti e tutte. Ricordiamo, Giuseppe Cederna è un attore, scrittore, viaggiatore e tra i protagonisti di Mediterraneo, il film di Salvatores che ha vinto il premio Oscar nel 1992. E poi ha lavorato con Scola, Bellocchio, Cristina Comencini, Monicelli, Fratelli Taviani, Soldini, Brizzi, Rob Marshall e Amedeo. E poi è un attore teatrale, Molière, Il Grande Viaggio, scusate, Confettinelli invece ha pubblicato Il Grande Viaggio e Piano Americano, giusto? Qual è il più recente, scusa? Il libro più fortunato di questi, che rimane ancora un libro importante per me, è questa storia. Mio padre non amava tanto viaggiare, gli veniva l'angoscia ad Antonio. Il viaggio, sì, per lui era un'angoscia tremenda, tranne che quando andava per lavoro. Esisteva solo un viaggio per lui, andare a informarsi sia nel nord Europa, dove le città e dove anche la politica pubblica di difesa e di salvaguardia era molto più avanzata. Allora quello aveva un senso. E andava. Invece io sono diventato negli anni, un po' grazie ai miei film Mediterraneo, Marrakesh Express, ma anche a dei maestri di viaggio, sono diventato un viaggiatore e scrivo di viaggio anche, non solo di viaggio, racconto gli incontri, i pensieri che hai in viaggio, quella meraviglia di essere connesso al mondo che a volte ci succede. Ecco, quello che voglio dire, noi pensiamo che il viaggio sia solo, certo, cambiare un cielo, poi sempre lo stesso cielo, ma cambiare il cielo ad andare in Marocco, in Grecia, in Giordania, in un deserto, opera un qualcosa di fisico e di spirituale straordinario. Ma questo libro è un viaggio, quindi imparare a viaggiare con la stessa curiosità, con la stessa leggerezza dell'animo e profondità, perché il viaggio è un incontro col mondo in profondità. Possiamo anche farci delle vacanze, benissimo, andiamo lì e vacanziamoci, ma il viaggio arriva quando vuole e ci parla di qualcosa di più profondo. Allora mio padre riusciva a fare dei viaggi e mi ha insegnato a viaggiare, anche appunto viaggiare in una pineta e capire come questa pineta è importante per le persone che ci vivono intorno e per tu che ci vai in mezzo, per tu che ci cammini, e andarci con un esperto di macchia mediterranea, per esempio. Questo qui è un viaggio, capire perché alcune piante sopravvivono mentre altre sono invece più in pericolo. E quindi tutto questo è partito, scusatemi, da una cosa personale. Vi raccontavo, Il Grande Viaggio è invece la storia di un pellegrinaggio in India alle sorgenti del Gange, quindi lungo un fiume sacro. Ma quello che racconta poi questo libro, a volte i viaggi ci preparano anche quel viaggio ci ha insegnato ad accogliere la morte violenta e prematura e terribile di una nostra carissima amica, Paola Biocca, non so se ve la ricordate. Paola Biocca era una scrittrice, Madonna straordinaria, che lavorava prima per Greenpeace per tanti anni, poi ha lavorato, pensate com'è la vita, quell'anno prima in un altro viaggio insieme mi disse: prossimo anno probabilmente la mia vita cambierà, sono stata assunta come portavoce italiano del World Food Program ed era stata, il suo raggio d'azione era il Kosovo, parlo del 99, e mentre noi andavamo nelle montagne dell'Himalaya a scoprire i luoghi del pellegrinaggio del nord dell'India, da centinaia e centinaia di anni, i templi, le montagne, gli eremi, eccetera, lei partiva con un aereo da Fiumicino, da Ciampino, per andare a Pristina, e questo aereo è crollato, è caduto sulle montagne. Io l'ho saputo telefonando a mia madre dalla strada, mia madre mi dette questa terribile notizia e il viaggio improvvisamente cambiò segno completamente, da un viaggio nella meraviglia divenne un viaggio nel dolore, ma nell'accettazione della morte come parte anche della nostra vita. Quindi quel viaggio ci trasformò da viaggiatori turisti in pellegrini, piangemmo immergendoci nell'acqua della Madre Gange. Questo per dirvi come la vita ci riserva delle sorprese, continuamente ci dà degli insegnamenti profondi.
scusatemi, siamo andati in India dal litorale romano, ma... No, torniamo a un aneddoto mio personale, una grande donna, colei che tu hai citato, una grande scrittrice, una donna impegnata, e questo ciclo è dedicato a una persona che io considero un'altra grande donna, che è Rossella Panarese. E l'ultimo viaggio sono sempre venuta mi sono sempre recata a Roma con grande piacere, invece 2 settimane fa purtroppo mi sono recata al funerale di Rossella, che è grande giornalista e grande persona curiosa, persona che ha fatto piccole rivoluzioni. Ecco, io vorrei che si tornasse a viaggiare e che i giovani fossero dei rivoluzionari, sviluppassero le loro curiosità. E il cielo è sempre lo stesso? No, perché io vado in montagna, vado in mare e l'inquinamento è luminoso. No, di notte non è sempre lo stesso. Le stelle si vedono o non si vedono, o si vedono veramente male. Anna, tra i film che hai citato per Io amo la dolce vita, c'è Giulietta degli spiriti, e quest'anno sono i 100 anni, il centenario di Antonio Cederna, ma sono anche i 100 anni di Giulietta Masina. E l'episodio che ho letto, che non conoscevo, che ho letto in questo bellissimo volume Fellini guarda il mare, c'è questo episodio che si narra che Federico Fellini fosse sulla scena, stesse girando La dolce vita, e a un certo punto dice: no, io me ne devo andare perché devo recarmi, premiano mia moglie e io vado. Per cui una donna, Giulietta Masina, che è stata una delle donne, la donna principale di Federico Fellini, ma poi una grande attrice, prima grande attrice e poi moglie di Federico Fellini, e insieme ci sono state altre grandi attrici. Vorrei ricordare ad esempio Anita Ekberg, che ricorderemo sempre Dolce Vita, l'episodio della Fontana di Trevi, quello più noto, e l'attrice svedese è stata ospite del luogo dove ci troviamo oggi, che è l'ex Hotel Columbia, e ci sono stati altri grandi attori, da Ava Gardner a Gregory Peck, per fare qualche nome. Anna, La dolce vita, l'episodio finale, che è veramente significativo, perché c'è Paola, che ha 14 anni, che è l'attrice Valeria Cingottini, e poi c'è Marcello Mastroianni. Cosa ci dice questo episodio finale? Sì. Valeria Cingottini è una signora molto gentile che abbiamo riportato una volta proprio a Passo Scuro, dove lei girò questa scena di cui parlava Nicla, che è la scena finale. Nonché un'altra molto carina, una scena molto carina del film, in cui c'è lei in un ristorante sul mare, che ancora esiste peraltro, e in questo luogo lei è la cameriera e ha un dialogo con Marcello Mastroianni. In quel momento loro si conoscono, in questo momento scatta qualcosa fra loro, fra questo giornalista, aspirante scrittore, che per mantenersi deve fare gossip, insomma, sta appresso ai VIP e frequenta questo ambiente, e un po' dissoluto, un po' dispersivo, un po', diciamo, per lui addirittura inquietante a volte, comunque non lo soddisfa, ma ne è comunque da un certo punto di vista vittima e seguace. E dall'altra parte questa ragazzina che appunto invece è un po' rappresentativa dell'Italia di una volta, dell'Italia autentica da un lato, arretrata dall'altro, povera, e che pensa più alle cose concrete, immediate, ai bisogni immediati piuttosto che all'immagine. Poi succede questa scena finale. Nella scena finale loro si trovano al di là di, cioè uno a destra della foce di un fiumetto, lui, e lei sulla sinistra della foce, e la ragazza Valeria
Paolina nel film, Paola, ma Fellini la chiamava Paolina, chiamava tutti col diminutivo Fellini. Paolina dall'altra parte che fa? Chiama Marcello, lo chiama, lei audacemente, dopo averlo conosciuto quella volta, si rivolge a quest'uomo, in modo anche forse un po' sfacciato per una ragazzina, no? E lo invita a camminare, lo invita a stare in questo posto. Lui invece è confuso, lui è reduce dai bagordi con questa compagnia che vi dicevo prima, quindi non è lucido, era invece lì un po' rintronato, come vogliamo dire, insomma. Quindi tentenna un po'. E poi però alla fine se ne va, se ne ritorna con i suoi. Morale della favola. C'è chi dice che il film La dolce vita fosse una specie di quadro rappresentativo e inerte della dolce vita romana, cioè di tutto questo fermento che c'era nella città, via Veneto, quindi questo avvicinarsi piano piano a un mondo che appunto sa di immagine, soprattutto di culto dell'immagine, di ricerca del lusso, di ricerca laddove invece appunto eravamo usciti non da tanto tempo dalla Seconda Guerra Mondiale, era il 1959 quando giravano i film, il 1960 quando il film è uscito, suscitando anche tanto scandalo al tempo. Ma invece il film di Fellini, secondo me, ma non sono la sola, per fortuna, mi trovo in buona compagnia, ho parlato con critici cinematografici, attenti e preparati, e insomma, no, non è l'elogio della dolce vita, ragazzi, anzi è il segnale, non di allarme, perché Fellini non era certo ideologico, era uno che segnalava semplicemente, diceva guardate, consapevolezza, sapete che cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'Italia va con Marcello Mastroianni e lei rimane sola. E quando abbiamo intervistato e portato Valeria Ciandottini e le chiedemmo ma come l'hai vissuta, come l'ha vissuta lei quel momento lì? E lei dice, e lui Non poteva attraversare questo fiumicello, che in realtà bastava passarci, piccolino, si basta passare così. Era invalicabile il fiume, era invalicabile, perché lui no, non poteva attraversarlo, anzi non voleva raggiungermi. E lei quindi conclude e spiega il senso del film. L'Italia che si spacca in due, che lascia dietro di sé una parte, comunque sia sì, di autenticità, con tutte le altre, diciamo, valenze, magari non altrettanto positive, di un passato ormai lontanissimo per noi, però con l'autenticità per andare verso qualcos'altro che non sa ancora che cos'è. Per me questa cosa è emblematica, cioè la fine del film, come è emblematico il luogo nel quale tutto questo si svolge, che è questo litorale romano, Passo Scuro in particolare, che è una borgata marittima, quindi è proprio una borgata. Come voi immaginate, una borgata di città, invece è una borgata di mare, e quindi ci sono, c'è il degrado, c'è la sporcizia, ci sono le buche sulle strade, però c'è la gente che ci vive, ci sono ancora, pensate, le famiglie autentiche, bisognerebbe dire, i primi pescatori, i pionieri che cominciarono a costruire in questo luogo le capanne, e queste capanne poi sono diventate casette, alcune di queste casupole semi-abusive ancora sono là. Ed è un tipo di abusivismo che varrebbe la pena di analizzare, perché quando si parla di abusivismo, Cederna Antonio lo saprebbe bene, diciamo c'è la speculazione edilizia, e c'erano questi fenomeni di abusivismo, di necessità, che se curati bene, integrati invece con l'amore per il territorio, per le persone, sarebbero un gioiellino, sarebbe il famoso villaggio dei pescatori che a Fregene c'è di più, a Passo Scuro no, nel senso che non è valorizzato. E quindi era per dire che
cioè i luoghi, non solo appunto il viaggio è dentro di noi. Io ho scoperto Passo Scuro, mi sono innamorata di questo luogo, come forse si innamorò Fellini a suo tempo, con ragioni magari completamente diverse. Ma adesso, prima di ridare la parola agli altri, devo anche dire che in questa, non l'abbiamo nominata, chi era Antonio Cederna? Era uno di quelli d'Italia Nostra. Italia Nostra è un'associazione che tuttora vive, che nacque appunto negli anni 50 e che è una, vabbè, uno dei baluardi, no? Di un tipo di azione di militanza verso la tutela, per la tutela del territorio e per la tutela della natura e del patrimonio culturale ancora prima, che insomma in tutto questo ha giocato il suo ruolo. Infatti abbiamo avuto per il libro anche il patrocinio di Italia Nostra, io ci lavoro con Italia Nostra, mi ha aiutato tanto, perché fare queste battaglie per salvare i luoghi, e ne ho fatte, vabbè, ma lascio stare ora che diventa lungo, però per fare queste battaglie, avere una sigla importante come Italia Nostra aiuta, e le persone Italia Nostra capiscono quali sono le battaglie che bisogna appoggiare, per cui io sono contenta e penso che questa associazione effettivamente stia dando ancora tanto all'Italia. In tutto ciò però vi devo ringraziare, perché ancora non l'ho fatto, perché veramente questo Loving Books di Nicola Vassallo mette insieme, ecco, comincia così in fondo con, no, con un libro. No, adesso ringraziamo i nostri ascoltatori che ci vedranno. Vorrei riprendere perché io ho visto il ricordo, avevo 15 anni quando ho visto La Dolce Vita, ero dentro un cineforum e fortunatamente c'erano ancora i cineforum. E cosa mi hanno colpito? 4 minuti a Passo Scuro, in riva al mare, e lo ricordo, questo sole che spaccava le pietre, che spacca le pietre. E l'amarezza di Marcello, del protagonista, causata da un degrado morale, era più che un degrado sociale e un degrado ecologico di conseguenza. E poi il sorriso della quattordicenne, di questa giovane donna, un sorriso di speranza. Come se lei sorridesse a Marcello e le dicesse a questo uomo più anziano, guarda, c'è ancora speranza. Ecco, questo sorriso vorrei che lo nutrissero i giovani e le giovani di oggi. Dobbiamo avere speranza, a mio avviso, anche perché ne parlavamo stamattina con Anna. Federico Fellini nasce il 20 gennaio del 1920. La spagnola, questa pandemia, grande pandemia che aveva colpito come l'attuale tutto il mondo, era terminata a 2 anni, la prima guerra mondiale era appena terminata e ci iniziavamo a entrare nel periodo fascista e subito dopo nel periodo nazifascista, un momento davvero molto difficile, per cui dal 1920 alla fine della guerra, questi anni davvero drammatici, e non si nutriva alcuna speranza sino più o meno al 1943, non si vedeva l'uscita da questo tunnel. Federico Fellini ha vissuto in l'intera giovinezza in anni che in qualche modo erano molto più difficili dell'attuale, del momento attuale che stiamo vivendo. Tornando a Giuseppe Cederna, quello che diceva del viaggio, in teatro Giuseppe ha anche interpretato l'Odissea, che in questo caso che parlava delle migrazioni mediterranee, giusto? Se non erro. E mi veniva in mente, insomma, Ulisse, fatti non fosse a vivere come bruti, mi sembra un richiamo, cioè questo viaggio, una rivoluzione, una scommessa, terminata male in Dante, ma il viaggio vissuto a livello interiore e poi come mappa. Forse la conoscenza era anche la conoscenza geografica del tempo, una mappa poi interiore, che non è solo esteriore, di mappe, di geografia, parlava anche Wittgenstein, tra l'altro, come filosofo. Accidenti, Nicola, mi piacerebbe tanto parlare con te, perché sento che se parlassimo del viaggio insieme potrei diventare un po' più intelligente e soprattutto scoprire di più su questa cosa che
Ma perché il viaggio, adesso voi mi avete chiamato perché sono figlio di Antonio Cederna, ma non solo anche, nel senso che io vorrei poter, per esempio, io sarei stato molto più utile a voi oggi se vi avessi raccontato un mio partecipazione fisica, reale, magari scrivendo qualcosa come farò di questo libro. Perché che cosa succede a un attore, a un narratore di storie come sono io? Io faccio sì teatro, cinema, addirittura televisione o cose così, ma ho la fortuna però di raccontare nei miei spettacoli quello che mi succede nella vita. Allora, quando tu dicevi hai raccontato l'Odissea, per esempio, certo, io leggo e racconto l'Odissea a mio modo, perché nell'Odissea c'è, oltre alla storia delle storie, alla grandezza della lingua, e del, anche se tradotta, di Omero, c'è per esempio un momento in cui Ulisse dall'isola di Calipso arriva distrutto dal naufragio mandatogli dal dio che lo odia, il dio del mare Poseidone, arriva come un profugo, come un disperato vinto dal mare, arriva a toccare la terra dell'isola dei Feaci. In quel momento, leggendolo e rileggendolo, alla luce di quello che succede intorno a noi in questi anni terribili per questo e anche per altre cose, mi è sembrato che appunto si potesse parlare in quel momento di quello che succede sulle coste del Mediterraneo. Odisseo, 2800 anni fa, 2000 e forse 3000 anni fa, prega il dio del mare. Dice: in quale terra sono giunto? Uomini ospitali o paurosi e non giusti, dotati di un linguaggio, eccetera, eccetera. Cosa mi succederà? È vivo, è riuscito ad arrivare alla terra, ma non sa se questa vita gli sarà consegnata e permessa dagli abitanti di quella. Allora mi è venuto in mente che quella preghiera, in lingue diverse, è la stessa preghiera da 2800 anni, di chi arriva supplice ad una costa. E quindi in quel caso la letteratura, il mio lavoro mi permette di... Ma non basta, io sono sceso alcuni anni fa da un traghetto in un'isola del Dodecaneso, e sono sceso da un traghetto con molto pochissimi turisti e molti migranti, che in quel momento la Turchia apriva le maglie e loro speravano di arrivare in Europa. Cosa mi è successo? Un poliziotto mi ha afferrato per un braccio, un poliziotto greco, e mi ha: sai, tu scendi col sacco, con la tua compagna. Ho anche intervistato alcuni di questi ragazzi giovanissimi, guarda, mi vengono i brividi, erano ragazzi siriani e curdi, fratelli di 14 e 16 anni insieme, che speravano di arrivare al Pireo per andare chissà dove saranno, e questo poliziotto mi ha preso per il braccio e violentemente mi ha sbattuto dietro la rete metallica dove c'era la fila. Quella mano sul braccio, a me che sono un figlio di Roma privilegiato, ricco, che va in vacanza, quella mano qua mi ha fatto una tale paura e una tale commozione, perché ho reagito violentemente. Io potevo farlo, e il poliziotto ha fatto: va bene, vattene, non mi rompere, vai, 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 sto facendo il mio lavoro. Tu sei un cefalo e questi sono saraghi o sardine da mettere nella rete. Mi sono voltato verso di loro e non ho giurato a me stesso, ho scritto questa storia, è diventato un pezzo teatrale, e beh, insomma, questo pezzo teatrale mi aiuta a parlare di umanità a pubblici che non sono così tanto umani, ma sono normalmente disumani come lo siamo noi quando siamo qui alle prese con le nostre pandemie, e mi aiuta a diventare un testimone. E così anche la storia di mio padre, la frequentazione di mio padre, mi ha aiutato. Io conosco certe cose. Quando incontro i ragazzi delle scuole, gli racconto questa storia e poi finisco, ragazzi. E, leggendo un articolo, forse il primo articolo che mio padre scrive sull'Appia Antica, I gangster dell'Appia, 1953, quello è l'articolo in cui un giovane, neanche trentenne, sì, forse aveva nel 53, lui aveva 32, lui è del 21, quindi quanti anni aveva? 31, 41, 50, sì, aveva 32 anni. In quell'articolo, un giovane di 32 anni, insomma, perché poi c'era stata la guerra in mezzo, quindi, che dovrebbe diventare una speranza dell'archeologia italiana,
nutrito di cultura classica come si studiava allora, mio padre poi era un po' particolare, aveva studiato quasi anche troppo, capisce invece qual è la cosa che farà per la vita, qual è la passione che lo accende. Lui lì, da archeologo, diventa giornalista e combattente, battagliero, difensore del nostro patrimonio. Quando è che noi decidiamo che la nostra vita cambierà? Quante volte abbiamo pensato, Nicla, Anna, che i nostri nipoti, i nostri figli, diciamo, speriamo che trovino qualcosa. Speriamo che questi ragazzi capiscano che c'è un click, una passione, un libro, un incontro, un amore, qualcosa che l'accende, e poi noi andiamo avanti incuranti del dolore e della fatica della vita. Ecco, mio padre lo scopre inciampando in un cantiere sull'Appia Antica. Fa un metro in più, scopre che stanno costruendo una piscina, era il periodo proprio della dolce vita, dei produttori, dei ricchi, insomma, del cinema che raccontava, e il cinema, oltre ad altri, si stava comprando l'Appia Antica, territorio profondamente storico, eccetera, eccetera. Allora, questo inciampo in una piscina del primo boom degli attori, e così ha acceso la passione di quello che sarebbe poi diventato Antonio Cederna. Allora vedi come si possono collegare tutte le cose, le tue impressioni private di viaggio, trasformarle in un racconto pubblico e far capire... Tutto ancora poche, poi prima di lasciarci devi leggerci qualcosa, ce l'hai promesso. Ma poi passo la parola, hai parlato di Grecia, di Turchia, di Mediterraneo. Io sono stata a Eressos diverse volte. A Eressos La filosofia dove è nata? La filosofia è nata con il Preso Gratis, è nata nell'odierna Turchia, non è nata in Grecia. Se la Turchia non è Europa e il Mediterraneo non è Europa, avrei dei problemi concettuali a ragionare. Aristotele è stato, Aristotele è un viaggiatore, perché i filosofi hanno avuto un destino non facile fino a pochi secoli fa. E Aristotele apre il primo libro della Metafisica dicendo che tutti gli esseri umani devono aspirare alla conoscenza. Cosa vuol dire? Che se non aspiriamo alla conoscenza non siamo esseri umani. Piccolo altro aneddoto: vedo La dolce vita e poi vedo quasi tutto Fellini, e quando avevo circa 20 anni vado a Santa Cruz e penso, beh, ma come assomiglia al litorale romano? Le spiagge sotto Santa Cruz sembrano, c'è l'oceano, non c'è il Mar Tirreno, però veramente c'è una somiglianza. E tutti andavano in bicicletta. Per cui la parola adesso a necessariamente Antonio. Dobbiamo andare in bicicletta. Era vietato andare in bicicletta. La cosa che mi ha impressionato, un episodio, ed erano, io ho 57 anni, per cui erano 37 anni fa, c'era una Jeep sulla spiaggia, e in un minuto è arrivata la polizia e costoro sono stati arrestati e la Jeep è stata sequestrata, ecco, per capire come un tempo, non è più così, lo so, in California era rispettato l'ambiente. Per cui, Antonio, grazie, dici qualcosa su... Sono troppe macchine, poi... Diciamo che io sono un viaggiatore meno provetto di voi, perché usando la bici io mi muovo a distanza, come dire, ho un raggio d'azione molto più limitato e amo meno, come dire, i viaggi intercontinentali, eccetera, perché proprio il mio rapporto con la terra è proprio un rapporto molto di vicinato, se vogliamo, no? No, volevo solo dire una cosa, opere come interventi come quello che abbiamo citato da Tirini, che altri presuppongono una, come dire, un concetto alto di politica e di amministrazione del territorio. E io sono meno ottimista di voi, ma forse di Anna, ma anche di molti altri. Io ho un rapporto ormai trentennale con la politica, perché mi muovo, ovviamente, le proposte che facciamo noi come FIAB sono indirizzate agli amministratori, alla politica, alle forze politiche, ai sindaci, ai presidenti di regione. Allora, la Tirrenica è interessata da tre regioni e ogni regione ha un approccio diverso e non dipende dal colore politico. Nel senso che io ho imparato che l'approccio, come dire, della politica rispetto ai temi
ambientali in particolare, ma dei trasporti, della mobilità, del rapporto col territorio, non dipendono dal colore, ma dipendono dalla sensibilità. Faccio un esempio: il Lazio, delle tre regioni, è molto più indietro della Toscana, è allo stesso colore politico della Toscana, ma il Lazio, delle tre regioni, è la regione che non ha approvato il piano della ciclabilità, cioè la regione Lazio non si è posta il problema di creare una rete regionale per andare a piedi in bicicletta fondamentalmente. Il Lazio ha centinaia di chilometri di ferrovie dismesse, abbandonate da 50 anni e ha recuperato solo 20 chilometri. Per dire, il Veneto, dove abito io, ne ha recuperati 160 chilometri e ne ha finanziati altri. Diciamo che non esiste, non credo ci sia ancora la consapevolezza da parte della politica del momento in cui stiamo vivendo. Si parla di, come dire, di inquinamento, si parla di consumo del suolo, si parla di questi temi ambientali, però quando vai a tradurli in atti amministrativi vedi che c'è una resistenza dovuta probabilmente anche a interessi, a forze produttive che vanno, che tirano dall'altra parte. Tornando al discorso di prima, ne farei più una questione di nuovo di consapevolezza individuale, di conoscenza. La politica valuta la polis, e la polis, se pensiamo a Atene, la polis non è una città, è la città dell'epoca, ma oggi come oggi è un paese. Per cui l'attenzione... Dovremmo tornare alla polis, a una democrazia della polis. Anna, cosa ne pensi? Guarda, chiudere. Vi faccio qualche esempio a smentire l'impressione che devo aver dato di essere ottimista. La villa di Giulietta e Federico a Pellini di Frigene fu demolita per fare posto a delle orribili villette del costruttore Parnassi. Oggi, tra i progetti che sono in piedi sul litorale romano, ci sono dei porti turistici e porti commerciali enormi, megagalattici, per portare il cargo e portare le navi da crociera, di cui sentivamo veramente molto la mancanza. Sono d'accordo con quello che diceva Antonio, non c'è il concetto di amministrazione rivolta ai veri bisogni del territorio. Cederna, Antonio parlava di economia della tutela, economia della tutela, non della tutela e basta, cioè no, non c'è da pensare al nostro territorio come qualcosa di intangibile da musealizzare. Ma proprio queste ricchezze meravigliose che abbiamo, che sono culturali e ambientali, dovrebbero far parte di un progetto virtuoso, interattivo, dove si accorda con la comunità, con le persone che vivono e che lavorano nel territorio. Invece c'è un contrasto continuo, un esempio è proprio quello del percorso Cederna. Il percorso Cederna che mettiamo nel libro, c'è cioè questo tratto di campagna meravigliosa dove c'è una stradina storicizzata utilizzata da sempre, adesso crea l'ostilità degli agricoltori concessionari da parte della regione Lazio, perché loro si sentono proprietari di questi territori e non vogliono fare entrare i ciclisti, cioè i ciclisti, insomma, le persone che vanno in bicicletta e anche a piedi magari, no, perché non c'è stato, e l'avevamo chiesto agli amministratori, di aprire un tavolo in modo da parlare tutti insieme. Ma che è possibile che noi ancora lavoriamo sulla base di ostilità e di interessi particolari, quando l'interesse condiviso farebbe sì, come altrove al nord succede, Antonio me lo potrà confermare, che gli agricoltori fanno a gara per prendersi dei tratti di ciclabile, perché sono un volano per la loro economia, per loro stare e utilizzare questo territorio. Cioè in pratica quello che voglio dire a proposito della politica è che veramente manca, ed è paradossale ancora quanto manchi, una visione d'insieme, come la mappa che diceva Giuseppe. Ci vuole la mappa, bisogna far
tenere insieme un po' tutto. Ci vuole la mappa, ci vuole la bussola, ci vuole la capacità di orientarsi e di saper navigare senza strumentazione, perché esatto. Il giorno che perdiamo il telefonino, come ci orientiamo? Io vorrei però concludere questo nostro primo appuntamento con un poeta. E i poeti dialogano alla fine, dialogano forse più, in modo più intenso che altri. E per cui lascio la parola a Giuseppe. Sì, allora io vi leggo questa poesia di Caproni, ma prima vi leggo, volevo leggervi questa cosa piccolissima di mio padre, dai, così sentiamo. Grazie. Le sue parole precise. Beh, insomma, le abbiamo già dette, ma sentiamo di più. Allora, due sono i principi che devono ispirare un nuovo avvicinamento all'ambiente naturale. Questo è un articolo del 1980 e qualcosa, per dire quanto è, insomma, sono cose che lui diceva, sono cose normali in un paese normale. Dobbiamo rinunciare alla pretesa di padroni e sfruttatori della terra. Il territorio è una risorsa limitata per definizione, una volta distrutta non può essere ricostituita. Ogni sua manomissione è una perdita secca e senza contropartita per l'intera collettività. Non può esistere progresso economico senza un'attività politica, ecologica, complessiva, preventiva e lungimirante che eviti gli enormi costi sociali e umani causati alla collettività da degradazione del suolo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono ragioni scientifiche, pratiche, culturali. Vabbè, questo era per dire. A cosa servono i castori da vivi? Chiese una volta una signora impellicciata ad un naturalista. A niente fu la risposta, come Mozart. Questo faceva parte di un articolo di mio padre. Adesso vi leggo versicoli quasi ecologici di Giorgio Caproni. E qua. È un divertissement, ma è un divertissement poetico di un grande poeta. Non uccidete il mare, la libellula, il vento. Non soffocate il lamento, il canto dell'amantino, il galagone, il pino, anche di questo è fatto l'uomo. E chi per profitto vile fulmina un pesce, un fiume, non fatelo cavaliere del lavoro. L'amore finisce dove finisce l'erba e l'acqua muore, dove sparendo la foresta e l'aria verde, chi resta sospira nel sempre più vasto paese guasto. Come potrebbe tornare ad essere bella, scomparso l'uomo, la terra. Ragazzi. Magnifico, un applauso. Ma chi resta? Ci rileggeresti le due righe quando tuo padre parla di progresso? Perché quello è... Sì, allora... Nella utilizzazione del territorio devono guidarci parsimonia e razionalità, perché la violenza contro il territorio e contro le sue risorse non è che una forma della più generale violenza contro uomini e cose che rende barbaro il mondo. Non può esistere progresso economico senza un'attività politica ecologica complessiva, preventiva, lungimirante, che eviti, perché di questo non si parla quasi più, non ne parlano appunto nessun colore. Adesso abbiamo tutta una roba, si parla di sostenibilità, di speriamo bene, ma insomma sappiamo quante queste parole vengono masticate e sputate un attimo dopo. Che eviti gli enormi costi sociali e umani causati alla collettività dall'inquinamento, la degradazione del suolo, lo spreco delle risorse e dell'energia. Va bene? È il progresso ed è la conoscenza, Aristotele del primo libro della Metafisica e l'Ulisse di Dante applicato da tuo padre al territorio. Grazie Anna, grazie Antonio, grazie Giuseppe, alla prossima, grazie davvero, a presto, grazie. Grazie a te, Nicola, alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.